Nonostante il momento difficile per il mercato, le vendite nette del gruppo italiano MD, attivo nel settore discount, sono cresciute del 10%, arrivando a 2,75 miliardi nel 2019. E l'intenzione è quella di continuare a crescere. Il piano di sviluppo conta infatti su un investimento previsto per il 2020 di 250 milioni, attraverso l'apertura di oltre 40 nuovi punti vendita, 32 diretti e 10 affiliati, su tutto il territorio nazionale. L'investimento complessivo entro il 2022 sarà di 1 miliardo di euro ed entro il 2021 sarà completato anche il nuovo centro distributivo a Corte Nuova, che prevede un investimento di oltre 80 milioni per la riqualificazione di un'area degradata. Abbiamo presentato i dati del 2019, quindi un dato positivissimo, quello della crescita del più 10% sul fatturato. Come si diceva, è un dato che diviso tra quello che è la parità dei punti vendita e lo sviluppo. Inoltre abbiamo presentato la nostra campagna televisiva, che vengo anch'io C2C, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici, uno spot da 30 secondi che coinvolge il nostro pubblico, lo fa cantare, lo fa anche ballare, quindi un momento di allegria che penso che in questo momento ci sia veramente bisogno. Quest'anno noi abbiamo in programma di ristrutturare 40 filiali e quindi ci saranno anche ulteriori 40 nuove aperture, quindi anche questo è un traguardo molto molto impegnativo, ma sicuramente raggiungibile.